Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. L'oroscopo. Ben ritrovati amici dell'oroscopo e con l'energia delle stelle in questo appuntamento del giorno siamo pronti ad affrontare anche questo mercoledì 24 agosto. Allora iniziamo subito ad andare un po' a capire come andrà la giornata. Un buongiorno intanto anche da me, Maria. Partiamo con i nostri 12 segni. Ariete, come di consueto, partiamo proprio da voi. La Luna e Plutone non vi aiutano oggi a trattenere la foga, quell'impulso a giudicare tutti e subito. Controllare l'emotività può sembrarvi una grande impresa, ma ce la farete. Esiste un rimedio poi per alleggerire l'atmosfera senza fuggire dalle responsabilità, lo conoscete? È una sana ironia. Toro, eccoci da voi, un po' di grinta e il carburante per il successo. Potrete dedicarvi oggi con il massimo profitto alle attività che vi interessano maggiormente di più. La Luna e Nettuno poi sottolineano in questi giorni i vostri talenti naturali e rilanciano empatia, capacità di ascolto e intuizione, usateli bene. Gemelli, invece, per voi non è questo il periodo di inaugurare cambiamenti epocali, chiamiamoli così, piuttosto puntate su iniziative concrete per consolidare ciò che già tenete in mano. Piccoli guai invece legati alla quotidianità oggi, studiate nuove strategie quindi per risolverli e mi raccomando, non perdete la calma. Cancro, e per voi una ferita affettiva brucia ancora, lo sappiamo, ma la disponibilità degli amici vi aiuterà a superarla, fatevi coinvolgere, coltivate poi la fiducia e vivete con pienezza il presente soprattutto. Uno tsunami investe i sentimenti, non fatevi assalire dall'ansia, governate con mano ferma la barca, ce la farete. Leone, passiamo a voi. Nel caso oggi urga una messa a punto della situazione, contate su intuizioni preziose per sistemare le questioni personali più delicate, quelle a cui dovete prestare più attenzione. Forse sarete costretti a fare un piccolo passo all'indietro, attenti, ma sarà una scelta che vi porterà alla vittoria alla fine, quindi datevi da fare. Vergine, senso pratico e serenità interiore invece per voi, bene, vi sosterranno oggi, soprattutto se dovete affrontare decisioni importanti nell'ambito familiare o professionale, anche qui questioni delicate. L'idea di unirvi agli altri vi stuzzica parecchio e poi quante più cose si possono fare mettendo insieme le forze, avete proprio ragione. Bilancia, la vostra giornata, quella di oggi, prende vita dal pomeriggio, sì, all'inizio andrete un po' a rilento, a causa di un inciampo burocratico, le spese che non finiscono mai si spartiranno la vostra attenzione, dovrete tenerle d'occhio. Di buono però c'è che il mito della famiglia perfetta lo avete sfatato da tempo, ne conoscete limiti e potenzialità e sapete trattarlo al meglio. Scorpione, siamo felici di essere da voi, un bel trigono d'acqua infatti a vostro favore, ma ancora per poco, quindi dovrete sfruttarlo velocemente. Complice un elemento sorpresa, poi una crisi di coppia si ricompone facilmente. Emozioni forti e tenere coccole vi attendono in giornata. Mattinata poi all'insegna del successo e dell'appagamento interiore. In primo piano oggi lavoro e denaro, attenti. Sagittario, atmosfera positiva per voi, da 10 più quasi, i problemi non sono del tutto risolti, ma sostenuti dall'ottimismo, sì, il vostro e dalla buona sorte, che a volte serve, avete ottime chance per riuscire. Prendete poi in considerazione le difficoltà dettate dalla gestione delle risorse finanziarie in comune, dovrete prestarci un po' più di attenzione. Capricorno, la fastidiosa opposizione lunare invece vi cattura, vi stende al primo attacco direttamente all'alba, quindi già non iniziamo al massimo, ma con piglio decisamente battagliero, in men che non si dica, quindi siete di nuovo in piedi, già da subito. Contrattempi in fatto di eredità, rimborsi o crediti da riscuotere oggi, ma bisogna fare anche questo. In amore invece siete più coinvolgenti del solito, bravi! Acquario, eccoci, qualche piccolo problema pratico rende questo mercoledì più faticoso per voi, ma conoscete bene, lo sappiamo come indirizzare il vostro impegno per raggiungere la meta, questo è il vostro obiettivo. Tenete duro quindi se le circostanze lo richiedono, fate dell'organizzazione la vostra parola d'ordine, vi servirà. E chiudiamo con i nostri pesci, anche per voi gli impegni da sbrigare potrebbero essere davvero troppi, ma grazie a una ferrea programmazione riuscirete a dribblarli senza affanno per fortuna. Gestiti con buon senso, poi gli affari vanno dritti nella giusta direzione, risultati confortanti anche negli studi, ottimo! Ed è tutto quindi anche per oggi, per il nostro oroscopo, i nostri 12 segni, li abbiamo seguiti tutti e quindi è tempo di andare a vivere la giornata. Noi intanto ci salutiamo, vi auguriamo un buon mercoledì e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.0.